Partirà entro 2-3 mesi Italo, il nuovo treno ad alta velocità della privata NTV di Montezemolo, presentato stamane nel polo di Nola. Bene investire su innovazione e mezzogiorno, ha detto Napolitano. Buon pomeriggio, ben trovati. Poco fa a Nola la presentazione di Italo, l'avete sentito, il nuovo treno di NTV, la compagnia privata di trasporto ferroviario ad alta velocità presieduta da Montezemolo. Nasce così ufficialmente nel nostro paese la concorrenza alle ferrovie dello Stato. Investire ed innovare rilancia il mezzogiorno, ha detto il Presidente della Repubblica, ma noi andiamo subito in diretta alle officine di manutenzione NTV di Nola, dove abbiamo il nostro Diego Dionoro. Diego. Sì, buon pomeriggio. È finita da pochissimi minuti la presentazione del treno Italo ad alta velocità, è quello che vedete alle mie spalle, il treno di NTV, appunto come dicevi tu Maria Laura, nuovo trasporto viaggiatori, la società di treni privata presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, che vede come soci anche Gianni Punzo, presidente dell'Interporto Campano, e Diego Della Valle tra gli altri. Due saranno le direttive principali dei treni che potrebbero partire già dalle prime settimane del nuovo anno, la direttiva Torino-Salerno e quella Roma-Venezia. La concorrenza sarà per una prima fase probabilmente sui servizi, non tanto sui prezzi, ma sentiamo subito una parte dell'intervento di Luca Cordero di Montezemolo dal palco, ha parlato degli aspetti importanti anche per il territorio campano, vediamo il contributo. Napoli, Nola, Mezzogiorno, ci crediamo con i fatti e non con le parole e abbiamo deciso di investire qui consapevoli dell'importanza di questo territorio e della necessità di legare questo investimento anche all'occupazione del territorio. Siamo la prima azienda in Europa di alta velocità privata, totalmente privata. Ecco, e adesso sentiamo l'amministratore delegato Giuseppe Sciarrone, Gianni Punzo che non è riuscito a dire molte altre parole tranne che era emozionato, e il governatore Stefano Caldoro. Vediamo quest'altra parte di interviste. Dopo energia e telecomunicazioni è arrivato il giorno delle liberalizzazioni delle ferrovie. Che giornata è? È una giornata importante, la liberalizzazione del trasporto ferroviario è una scelta dell'Europa. Il nuovo governo lo ha confermato fortemente, noi siamo i primi in Europa a dar seguito a questa scelta dell'Unione Europea e del Parlamento italiano, siamo orgogliosi di essere i primi a farlo in Europa. Emozionatissimo. Una buona notizia per vari motivi, uno un investimento totalmente privato, un investimento che va nel regime della liberalizzazione, quindi della giusta concorrenza in un settore di forte innovazione tecnologica come l'alta velocità, e quindi insomma tutti esperienti positivi. Per la Campania in particolare, perché è evidente che qui ci sono una parte fondamentale dell'investimento, ci saranno le officine di manutenzione, 240-250 addetti previsti al regime, quindi sono tutte buone notizie. Ecco, in platea c'erano tantissimi rappresentanti delle istituzioni locali e soprattutto imprenditori, proprio segno della voglia e della spinta che diversi imprenditori hanno messo in questa scommessa della privatizzazione. Per il momento è tutto, linea allo studio.